la Corte Lombarda. La Corte Lombarda. Dietro a questo intervento vi è un'idea ben precisa di città che, oltre a puntare sulla mobilità sostenibile, vuole arrivare ad unificare centro e periferie. Lo ha ribadito il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, nel corso della conferenza stampa indetta per presentare uno degli interventi più rilevanti della sua amministrazione. Si tratta del raddoppio del sottopasso ferroviario tra via Nino Dall'Oro e viale Pavia, un'opera da oltre 3 milioni di euro, già interamente finanziati da privati, ha tenuto a confermare Uggetti. Con queste risorse riusciremo a realizzare percorsi distinti per pedoni e ciclisti, ridisegnando anche dal punto di vista architettonico un altro angolo della città, ha osservato l'assessore Sergio Tadi, annunciando per settembre l'avvio della fase progettuale definitiva dell'opera e l'appalto nei primi mesi del 2017. Tra il 2016 ed il 2018 verranno ultimate così opere destinate alla mobilità sostenibile per ben 4 milioni e mezzo di euro, alla faccia di chi dice che questa amministrazione non ha fatto nulla per pedoni e ciclisti, ha dichiarato l'assessore Simone Piacentini. Il cammino per il raddoppio del sottopasso di via Nino Dall'Oro è ormai delineato. Si tratta di vedere ora se, con l'arrivo del commissario prefettizio a seguito delle dimissioni del sindaco, tutto procederà come previsto.